Salgono sul podio della settimana l'ETF di Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca. L'ETF è emesso dai Shares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato indiano, e l'ETF emesso da Amundi, che investe sui principali titoli del mercato indiano. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF gestito da Amundi, esposto su circa 300 titoli di 10 paesi dell'Unione Europea, e l'ETF controllato dai Shares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto dalle principali società dei paesi sviluppati. Asset Allocation, ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi, che investe sui titoli più capitalizzati del mercato italiano. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, che punta sulle principali azioni quotate sui più importanti mercati emergenti globali. Invito all'acquisto per l'ETF di iShares, composto da società a bassa capitalizzazione della zona euro. Riflettori puntati sull'ETF di Lyxor, che punta sull'indice Hang Seng, rappresentativo del mercato azionario cinese.